La Commissione europea rimette mano alle politiche in materia di fisco e pagamento delle tasse attraverso una proposta di direttiva che intende migliorare il modo in cui le ritenute d'acconto vengono pagate e riscosse, un altro passo verso una tassazione più equa e trasparente in Europa. Il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha spiegato che per troppo tempo complicate procedure di ritenuta alla fonte hanno scoraggiato gli investimenti transfrontalieri e ostacolato il buon funzionamento del mercato dei capitali dell'UE. Infatti, gli studi dimostrano che quasi il 70% degli investitori al dettaglio che avrebbero diritto a un'aliquota ridotta della ritenuta d'acconto non la richiedono. Secondo uno studio recente, il 30% degli investitori al dettaglio ha venduto il proprio portafoglio UE a causa di questa barriera fiscale. Questa è una situazione che non possiamo permetterci di vedere continuare, ha sottolineato Gentiloni, spiegando che la proposta semplificherà la vita agli investitori, abbreviando notevolmente la procedura di rimborso e dando loro un ulteriore incentivo a reclamare il denaro loro dovuto. Incrementare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale al Sud, proponendo al tempo stesso una valida alternativa per tutte le imprese italiane che vogliono attuare i propri progetti di investimento. È l'opportunità offerta dalle ZES, le Zone Economiche Speciali Italiane, alle quali Unicredit ha dedicato un incontro nella sua sede milanese con una platea di potenziali investitori. Remo Taricani, Deputy Head di Unicredit Italia. Unicredit ha il dovere e anche l'onore di esportare dei modelli quando questi modelli danno chiaramente la sensazione di funzionare. Lo facciamo mettendo, interconnettendo tutti i territori italiani, ma data anche la nostra natura, interconnettendo anche tutti i paesi in cui siamo presenti. Quindi lanciamo questo roadshow in Italia, ma poi lo proseguiremo anche in Austria e in Germania, per raccontare a tutti l'opportunità di investire in alcune zone particolari dell'Italia, opportunità derivanti da sgravi fiscali, opportunità derivanti da una gestione che consente di fatto zero burocrazia e alla fine una soluzione finanziaria di un partner bancario come Unicredit. Uno studio Svimez evidenzia come la nuova centralità del Mediterraneo, le transizioni energetica, green e digitale costituiscano un'importante opportunità per il Mezzogiorno, che può ridiventare centrale nella geografia dei rapporti di fornitura internazionali. Luca Bianchi, direttore Svimez. Le ZES possono essere uno strumento molto importante di attrazione e di investimenti esterni, italiani e stranieri, perché insieme a, diciamo, semplificazione burocratica e incentivi fiscali, le ZES possono incrociare una nuova vitalità del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno, soprattutto connessa alle grandi transizioni digitali ed ecologiche. Terna ha presentato a Palermo la seconda edizione del Master di secondo livello Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Lo scopo è quello di istituire, in collaborazione con gli Atenei di Palermo, Cagliari e Salerno, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, e formare le professionalità necessarie. L'infrastruttura si estenderà per circa 970 chilometri e richiederà investimenti per 3,7 miliardi di euro. La transizione energetica richiede lo sviluppo di grandi infrastrutture, ma anche di tanta intelligenza. La Sicilia è una terra ricca di risorse naturali, del vento, del sole, che è di tantissime iniziative imprenditoriali che puntano allo sviluppo di fonti rinnovabili. In questo c'è l'impegno di Terna di creare le infrastrutture che serviranno nel futuro a integrare queste risorse e a rendere decarbonizzata l'Italia. Abbiamo investimenti importantissimi come la Chiaromonti Gulfici Mina, ma soprattutto il Tyrrhenian Link, che è l'opera più importante che stiamo costruendo e che prevederà un investimento di 3,7 miliardi di euro, forse l'opera più importante che Terna abbia mai realizzato. L'azienda ha previsto un investimento di 100 milioni dal 2022 al 2026 per favorire lo sviluppo di competenze ingegneristiche, informatiche, statistiche e manageriali necessarie a gestire un sistema elettrico in costante evoluzione, come evidenziato dall'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, durante la conferenza.
Il master di secondo livello in digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica si propone di supportare l'evoluzione del sistema elettrico attraverso la creazione di nuove professionalità specialistiche emergenti dalla complementarità di competenze gestionali, ingegneristiche, informatiche e statistiche. Una volta terminato il master, nella sede di Palermo lavoreranno 19 giovani che saranno assunti da Terna. Un ragionamento di prosecuzione di un percorso che è già stato avviato l'anno scorso con un dottorato di ricerca di 100 milioni di euro insieme alle altre università di Cagliari e Salerno, ma oggi il master incide evidentemente su una fetta di popolazione ancora più qualificata e con un livello di professionalizzazione ancora più alto. I numeri sono ancora aumentati, siamo passati da 46 a 57, quindi 57 ragazzi in possesso di laurea magistrale potranno sviluppare questo master, il che significa una porta d'accesso al mondo del lavoro immediato. Con l'Industry 5.0 è necessario ridisegnare da zero la regolamentazione del lavoro per affrontare i cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta già producendo nel mercato. Il punto di partenza è la questione dei giovani, che poi sono quelli che possono affrontare questo passaggio senza alcun problema. Eppure un numero troppo elevato di giovani è costretto ancora oggi a trasferirsi all'estero per trovare un posto di lavoro che consenta loro di sfruttare tutte le proprie capacità. Anche se in Italia le opportunità non mancano. Il gap è soprattutto tra le professioni altamente specializzate. Si fa infatti fatica a trovare i tecnici in campo ingegneristico, tecnici della gestione dei processi produttivi, analisti e sviluppatori di applicazioni e persino tecnici della salute.